Bentornati in Production Line. Comincio a sistemare una cosa che avevo sbagliato. Questa è la berlina base. La mettiamo con un markup molto leggero e soprattutto scegliamo un colore, facciamo questo giallo, perché adesso abbiamo di nuovo macchine di tutti i colori sulla linea. Nel mentre avevo sbloccato la revisione dei difetti e adesso stiamo facendo i centri di ricerca. In realtà questi non sono così necessari. Andiamo sul controllo qualità, revisione, eliminazione difetti. Ok, facciamo penso così. Spero che basti. Non so perché quest'auto è andata nella direzione della revisione difetti, pensavo che andasse solo a gestire dove ci sono dei difetti. E vediamo se effettivamente viene revisionata. Perfetto, i difetti vengono rimossi. Il problema è che vanno tutte le macchine in quella direzione. Vabbè. Ok, continuiamo a concentrarci qua sul punto dove le auto stanno andando più lente. C'è un minimo di attesa dovuto alla prima stazione, però penso sia già aggiornata al massimo. No, aggiungo l'ultimo set di robot, ma non sembra aiutare. Ok, le macchine stanno uscendo, non vengono un granché vendute. Queste sono ancora delle berline di lusso che sono rimaste invendute, mentre le berline normali sembrerebbero riuscire ancora ad andare. Vediamo un momento di sistemare i prezzi. La berlina di lusso, queste teniamole al minimo. Le berline di lusso ho paura che le dovremo buttare via. Se non vengono vendute. Allora, come soldi non abbiamo problemi, fortunatamente. Le nostre spese naturalmente sono tutte sui componenti. Andiamo sempre a riguardare il componente più costoso, il propulsore, quindi andiamo a gestire la realizza propulsore elettrico. Ok, il propulsore penso che abbia però varie cose da gestire. Andiamo a vedere: tubo di scappamento, radiante, produzione propulsore, ricerca anche subito. Unità di controllo motore, aggiunge la coda, assemblaggio motore, aggiunge la coda, produci blocco motore, produci valvole. Ok, questi sono tutti i pezzi del motore fondamentalmente. Allora, il centro di ricerca lo abbasso per il momento. E ricerchiamo prima tutto il motore.
Allora, questo blocco qua richiede, è sempre quello che è in attesa delle luci. Non capisco perché le luci non partano da qua. Ah, perché adesso sono luci generiche. Quindi andiamo a svuotare il magazzino. Dovrebbero essere tutte luci generiche, perché ora le auto sono prevalentemente generiche. E questo dovrebbe accelerare leggermente il processo. Vediamo che intanto le auto sono state vendute, perfetto. Quindi a questo punto siamo abbastanza vicino anche sulle auto medie. E siamo al 33% sulle auto totali. Non so se potrebbe essere utile avere addirittura una seconda linea a un certo punto, o comunque aumenterò i robot. È questa fase qua delle luci quella che sembra essere più problematica. E potrei provare a produrre le luci anche. Allora, dov'è che sono? Allora, intanto vediamo se qua posso agganciare anche qualche altro importatore. Proviamo una cosa del genere. Ok, qui abbiamo assolutamente formato la più grossa coda. Abbiamo anche questa zona qua che ora sta funzionando. Idealmente si potrebbe fare tutta una seconda linea a partire da qua. Ogni tanto le auto con i difetti non vanno a ripararsi. Male, ok. Sì, tutta una seconda linea partendo da qua. Ok. Ma cominciamo a occuparci della produzione del motore. Il propulsore richiede due pezzi. Allora, cominciamo a produrlo qua. I due pezzi dovrebbero essere il blocco motore e la trasmissione, se non sbaglio. Assemblaggio motore, unità controllo motore e la trasmissione. Ok, sono tre. E cominciamo a produrli. Ecco i motori che arrivano. Le macchine cominciano a lavorare per conto proprio e piano piano i motori dovrebbero essere trasportati alla sezione di assemblaggio che è qua dietro. Dov'è che assembla il motore qua? Ho paura di averla costruita lontanissimo. Queste sono tutte le gomme. Allora, questo è un assemblaggio motore e qui ci dovrebbe essere l'altro assemblaggio motore, anche se non lo vedo. Eccolo qua. Allora, qui per andar bene, per funzionare meglio, andiamo a mettere naturalmente un magazzino qua, in modo che le risorse, i motori, vengano prodotti e trasportati una volta prodotti. Abbiamo solo motori. E questi sono tutti importati in realtà. Spero che effettivamente riesca a consumarli.
No, ma quello che vogliamo non è, è il propulsore, non il blocco motore. Ah, aggiungi oggetto, propulsore. Ecco, annulla. Nulla, aggiungi oggetto. Propulsore. Eccoli qua, perché i blocchi motori sono appunto quelli che servono per produrre i motori. A questo punto i propulsori sono tutti, quasi tutti prodotti localmente. E questo penso che a un certo punto dovrebbe cominciare a mettere a posto anche il nostro, i nostri componenti propulsori. A questo punto abbiamo 12 prodotti, 13 consumati, 50 accumulati. Quindi potremmo molto semplicemente esserci con la produzione dei motori. Quindi adesso siamo effettivamente una vera casa motoristica. Cosa stiamo sviluppando a questo punto? Saldature. Queste adesso cominciano a servirci, soprattutto in questa seconda fase. Continuano a mancare le luci, no. Non so, vediamo effettivamente quanto questo blocco abbia problemi di risorse. Abbastanza. Ok, se lo assegno a tutti gli slot sono 200.000, forse ho speso un po' troppo. Ho assolutamente speso un po' troppo, ma forse acceleriamo abbastanza. Andiamo a vedere se le auto, la berlina base ha qualcosa. Allora, proviamo a aumentare il markup un pochino. E io comunque le auto di lusso, le berline normali le farei comunque per una semplice questione del markup più alto. Anche una volta raggiunto l'obiettivo, cosa che abbiamo quasi fatto. Tanto i tempi di produzione sono più o meno quelli. Quindi continuiamo a farne una e una. Ok, abbiamo quasi, forse con questi effettivi, nuovo sistema di saldatura, abbiamo quasi sbloccato la situazione. Andiamo anche sulla prima parte, la prima parte ora è molto lenta. Ok, abbiamo l'allarme, aggiungi a tutti gli slot, l'allarme lo mettiamo sulla berlina. E aumentiamo ulteriormente il markup a 45. Quindi a questo punto siamo alla ricerca delle chiusure centralizzate, poi abbiamo il cruscotto, l'aria condizionata aggiunge in coda, allora questa è rara per tutti, comunque l'aggiungiamo. Allora adesso a questo punto, allora, la specializzazione elettronica la teniamo su, sì no, la specializzazione elettronica e il cruscotto ricerchiamolo immediatamente. Allora, volevo cercare invece la possibilità di fare delle auto diverse. Cominciamo con portatelefono, riconoscimento vocale, cartuccio apribile, airbag, sensore di parcheggio. Processi. Allora, giugatura più rapida, nastri, marketing stampa, marketing cartellone, centri di manutenzione. Ok,
ispezione computerizzata, spedizione rapida. Oh, design carrozzeria, ecco questo volevo, lo ricerchiamo subito. Ok. E mettiamo anche spedizione rapida in coda, vendite computerizzate in coda, diagnosi guasto avanzato in coda, centri di manutenzione che non so cosa sono in coda, o i nastri più rapidi, questi ci servirebbero subito. Anche l'importazione rapida di risorse. E va bene, ok. E vediamo se effettivamente con tutto questo riusciamo allora, non sembra che stiamo guadagnando abbastanza soldi, quindi proviamo a aumentare un po' il prezzo della berlina base e vediamo se riusciamo comunque a venderla. Comunque ha degli optional, non è proprio così base. Ok, adesso sembra, alzo ancora il prezzo anche della berlina di lusso, andiamo a 60. Ok, adesso dovrebbe importare più velocemente, spero. Non so se vanno modificati, ma per ora ho solo questo. Ok, siamo in attivo comunque. Qualcosa passa coi difetti nonostante passi dalla revisione. Forse mancano dei pezzi più che altro. Ok, penso che si stia rallentando la prima parte. Ok, vediamo se i nastri più rapidi ora sono effettivamente più rapidi. E ora torniamo al design di carrozzeria. Adesso le chiusure centralizzate, anzi le tolgo del tutto. E le ricercheremo più avanti. Allora, qui vedo che l'allarme richiede un sacco di tempo, nel mentre vado a vedere cosa possiamo avere da produrre. Componenti, allora a questo punto i propulsori sono a posto. Costi. Per il momento è ancora allora, le sedie ne abbiamo 14 su 26, quindi c'è da aggiungere un altro slot sedie. Sedili. E facciamo un po' di Tetris qua, in modo che i materiali possano essere messi in pari. Allora, a questo punto abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi sulle auto medie e costose e siamo quasi a metà sulla vendita delle auto.
E sì, abbiamo ancora 15 giorni, quindi dovremmo fare in tempo. Considerando anche un'accelerazione, dovremmo anche fare in tempo risparmiando un po'. Naturalmente abbiamo ancora tutta la questione finanziaria da gestire, questa prima parte di medio blocco. Mi sembra di aver visto che c'è un po' di necessità di allarmi. Allora andiamo giù a mettere un altro magazzino. No, questa è pronta. Ah no, questa è revisione, eliminazione difetti. Sì, no, ce l'avevo già. Ok, dicevamo un altro magazzino in cui possiamo andare a mettere gli allarmi. E sembra che questa parte invece sia ora il collo di bottiglia. Effettivamente qua robot c'è poco niente. Andiamo a accelerare. Ok, la stazione degli archi forse va ancora, c'è la possibilità di dividerla. Ok, abbiamo il design della carrozzeria, cominciamo ad andare a creare un punto di design della carrozzeria, dipartimento marketing, studio e progettazione. Ok, oddio, questo è enorme, ne dobbiamo mettere uno qua e quindi adesso possiamo andare a fare il design. Il design possiamo cominciare con il pulmino. Aggiunge la coda. Dovrebbero essere due ricerche indipendenti, infatti qui vedete che ci sono due barre. E quindi dicevamo gli archi. Ok, sì, gli archi possono essere... Dobbiamo ricercarli. Ricerca subito perché questo sta rallentando la produzione, mentre il resto per ora è solo una riduzione di costi. Le luci veramente sono un problema sociale qua. Prova a metterne metà e metà perché forse c'è bisogno di entrambe. E ok, direi che per oggi è tutto. Abbiamo fatto ancora molta roba, risolto un obiettivo. Piano piano vedete che il problema di produzione si sposta da qui a qui, a qui a qui, da qui a qui, di continuo. La fabbrica per ora non è ancora ottimale, ma stiamo veramente buttando fuori un numero eccezionale di auto e in questo istante non le stiamo neanche vendendo tutte. Per ora è tutto e alla prossima.